Ciao ragazzi, faccio questo video perché ho visto che su Spazio molta gente ha avuto difficoltà a fare il downgrade come avevano scritto nella guida, ma perché non può funzionare in quel modo. È molto semplice, basta avere un iPhone 3GS e scaricare appunto da Spazio, dal link che loro forniscono, il firewall 4.0.1. Una volta scaricato lo mettete nel desktop e dovete semplicemente andare su vai nella cartella e scrivete slash etc slash, come ho scritto io in questo modo. Fate vai e si dovrebbe aprire questa cartella. Scendete un poco fino a trovare il file di nome hosts, lo copiate nel desktop e premete due volte per aprirlo perfettamente. Ora aspettate un attimo. Il file, una volta aperto, si presenterà in questo modo. Voi basterete basterete per voi basterà scrivere questa stringa qua che vi scriverò nelle informazioni del video e fare command s nonché salve al documento, uscite e ve lo ritrovate il documento questo qua modificato con questa stringa in più nel desktop, lo ricopiate nella cartella etc, vi dirà non può essere modificato, fate autentica, sostituisci, vi chiederà la password di sistema, la mettete e a questo punto il gioco è fatto, chiudete tutto. Aprite iTunes, mettete l'iPhone in modalità DFU, cioè tenendo premuto 10 secondi home e power. Quindi dopo i 10 secondi staccare, diciamo, il dito dal tasto power e tenere per altri 10 secondi il tasto home. Scegliete il firewall dal desktop, nonché il 401 scaricato da Spazio o da iPhone Italia. E il gioco è fatto. Quando iTunes dirà contatto server per autenticazione non ci saranno problemi perché verrà rimandata a questo link che avete scritto nel file di testo. Spero di esservi stato d'aiuto e di avervi chiarito un minimo le idee. Ciao a tutti.